Due partite vinte all'ultimo respiro, una in pugno per 80 minuti regalata all'avversario, più agguerrito e concreto. Il Cosenza dilapida una buona prestazione al Celeste di Messina, lasciando la Sicilia senza punti e senza primato. I rossoblu di Gagliardi, che conferma Ferlez tra i pali e inserisce Pietro Variale, indovinano l'approccio. Adriano Fiore ovunque, da un pallone rubato a centrocampo tra le proteste dei padroni di casa, nasce l'azione del vantaggio. La prima conclusione di Mocero è murata alla difesa. Fiore è il più convinto, il suo tiro si insacca alle spalle di Taranto. La Domenica dei Lupi trascorre sulle ali dell'entusiasmo. Salvino tira la distanza. Pesce ha a disposizione una serie di occasioni che non concretizza. Mocero cerca il gol su azione che non arriva. Il Messina ringrazia e sul finire del primo tempo prova a rientrare in partita con Tiscione, che su calcio di punizione sfiora il palo. Poi, in solitudine, aggira Scigliano e va al tiro da posizione defilata. È un sussulto, ma è anche il copione della ripresa. Saraniti semina scompiglio in area silana. L'azione prosegue e Giannuzzi impegna a terra Ferlez. E poco dopo il solito Tiscione salta ancora a Scigliano e inganna il portiere sloveno con una parabola velenosa che vale il pareggio. Il Cosenza incassa ma trova immediatamente il riscatto. Azione veloce per linee centrali, una specialità per Biccio Arcidiacono che entra nel corridoio e supera Taranto. 2-1. Non è finita, il Messina adesso è più pericoloso e Ferlez sbroglia due situazioni difficili. Dall'altra parte Pesce si propone ma non è efficace, Mocero dal canto suo non inquadra lo specchio, che invece c'entra con l'aiuto di una deviazione Giardina sul calcio di punizione che beffa Ferlez. Il 2-2 è una batosta che il Cosenza assorbe a fatica, Arcidiacono tenta un nuovo miracolo, poi però i lupi si fanno schiacciare nella propria area e alla fine Citro indovina posizione e tiro per completare la beffa del Celeste. Matricola terribile quella di Rando, così come quella guidata da Franco Giugno, che domina l'altro Messina imponendo il pareggio. Il Montalto non soffre mai l'esperienza di Corona e del debuttante Leon, anzi crea numerosi pericoli e con Iannelli sfiora in diagonale la rete del vantaggio. A inizio ripresa però la rete del Messina con Croce, che sfrutta un corner dalla destra e impiega due colpi per superare Ramunno. La reazione dei padroni di casa è veemente, Giugno viene espulso per proteste, Iannelli spreca una prima occasione, poi dopo l'espulsione di Cagliazzo per fallo sul Poltero non sbaglia sulla assist di Tomaseo. A 5 minuti dal termine c'è anche la rete del vantaggio, ma la giocata di Iannelli è giudicata fallosa e il Messina si salva. A razza invece la Vibonese torna al successo battendo un irriconoscibile Sambiase. La squadra di Soda pressa gli avversari, Saturno è scatenato e dopo una prima palla gettata alle ortiche si rifà sull'assist di campo battendo Desio. Il Sambiase si vede poco anche quando con l'espulsione di Zegatti ha l'uomo in più. Nella ripresa Saturno lancia lungo Marasco, che si porta il pallone avanti con il petto e lo scaraventa alle spalle di Desio per il 2-0 che chiude il match.